नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नाष्टप्रयेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम् siamo al secondo canto, terzo capitolo, verso numero 18. Taravakim na jivanti Vastrakim na svasantyuta Nakadanti na mehanti Kim grame pashavopare Tarava kim na jivanti Vastra kim na svasantyuta Nakadanti na mehanti Kim grame pashavopare Tarava kim na jivanti Vastra kim na svasantyuta Nakadanti na mehanti Kim grame pashavopare Tarava kim na jivanti Vastra kim na svasantyuta Nakadanti na mehanti Kim grame pashavopare Tarava Yahuberi Kim se Non vivono Vastra imantici Kim se Non svasanti Respirano Anche non cadenti Mangiano Non mehanti Emettono seme Kim se Grame Attorno a noi Pashava Le bestie Apare altre Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Gli alberi non vivono? Respira e da ogni parte non vediamo le bestie mangiare ed emettere seme? Spiegazione, no, ripeto la traduzione. Gli alberi non vivono? Tutti insieme. Il mantice del fabbro non respira? E da ogni parte non vediamo le bestie mangiare ed emettere seme? Spiegazione. I materialisti dei tempi moderni sostengono che la vita
o almeno un certo aspetto di essa, non può in alcun caso essere oggetto di discussioni teologiche o teosofiche. Secondo loro, l'esistenza in questo mondo deve durare il più possibile per poter mangiare bene, bere bene, godere dei piaceri sessuali, insomma, per divertirsi il più possibile. Sperano dunque, grazie alla scienza, di raggiungere l'immortalità, e numerose teorie, tutte ugualmente insensate, vogliono prolungare la vita all'infinito. Ma lo Srimad Bhagavatam afferma che questa vita non è fatta per una cosiddetta elevazione del tenore di vita o per il progresso, tra virgolette, della scienza materialista al servizio di una filosofia edonistica, mangiare, bere, accoppiarsi, divertirsi, ma piuttosto per il tapasya, per la purificazione dell'esistenza, affinché si possa entrare nella vita eterna dopo questa forma umana. I materialisti desiderano prolungare la durata della vita perché non sanno niente della loro vita futura. Vogliono approfittare al massimo di questa vita perché sono convinti che non esista nulla dopo la morte. Questa ignoranza dell'eternità dell'essere e dei suoi passaggi da un corpo all'altro in questo mondo materiale hanno danneggiato in modo catastrofico l'organizzazione della società moderna. Ne derivano molti problemi che l'uomo d'oggi non ha fatto altro che moltiplicare nel suo vano tentativo di risolverli. Infatti, tutti i suoi sforzi per risolvere questi problemi sono serviti solo ad aggravare il male. Anche se la scienza potesse prolungare la vita al di là dei 100 anni, ciò non significherebbe che la civiltà è più evoluta. Il Bhagavatam rivela che alcuni alberi possono vivere anche centinaia e migliaia di anni. A Vrindavana, per esempio, in un luogo chiamato Imlital, c'è un albero di tamarindo che si dice che esista fin dall'epoca di Krishna. E nel giardino botanico di Calcutta si trova un albero baniano che ha più di 500 anni. Questi fenomeni sono visibili nel mondo intero. D'altra parte, Swami Shankaracharya è vissuto soltanto 32 anni e Sri Chaitanya 48. Ciò significa che la lunga vita di questi alberi vale di più di quella di Shankara o di Chaitanya? Un'esistenza lunga, ma priva di spiritualità, non ha in sé molto valore. Forse alcuni dubiteranno che gli alberi abbiano vita perché non respirano come gli uomini. Forse alcuni dubiteranno che gli alberi abbiano vita perché non respirano come gli uomini. Ma scienziati come Bose hanno dimostrato già da molto tempo che il regno vegetale è animato di vita. I segni visibili della respirazione non sono quindi essenziali per stabilire se c'è vita. Il Bhagavatam arriva a dare l'immagine di un mantice di fucina che, nonostante la sua rumorosa respirazione, non è dotato di vita. I materialisti ribatteranno che non si può paragonare l'esistenza di un uomo a quella di un albero, perché l'albero non può godere della vita come l'uomo, che può gustare piatti succulenti e avere rapporti sessuali. Ma il Bhagavatam risponde facendo notare che gli altri animali, come i cani e i maiali, che vivono negli stessi villaggi dell'uomo, mangiano
e si accoppiano anche loro. L'espressione gli altri animali, usata dallo Srimad Bhagavatam, lascia capire che coloro che si preoccupano soltanto di migliorare le attività animali, cioè mangiare, respirare e accoppiarsi, non sono altro che animali con la forma umana. Una società costituita da questi animali raffinati non può contribuire in alcun modo al beneficio dell'umanità sofferente, perché un animale può facilmente aggredirne un altro, ma è raro che si mostri amico. Traduzione ancora: gli alberi non vivono, il mantice del fabbro non respira e da ogni parte non vediamo le bestie mangiare ed emettere seme. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Gurau Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sattvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakamritam Scha Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. In questa parte dello Srimad Bhagavatam sono carissimi a parlare ed è interessante vedere come anche come lo Srimad Bhagavatam sia strutturato, cioè non parla solo Sukadeva Goswami, ma parlano in tanti, no? Quindi sono Akarishi che in tutto lo Srimad Bhagavatam sono i saggi dei Naimisharanya, ricordiamoci che hanno iniziato questo sacrificio che doveva durare 1000 anni, sacrificio, non è che doveva durare poco, 1000 anni di sacrificio per mitigare le influenze nefaste del Kali Yuga. E se oggi siamo qui a parlare dello Srimad Bhagavatam e di Shonakarishi, vuol dire che quel sacrificio è stato efficace, altrimenti eravamo a fare qualcos'altro altrove. Quindi Shonakarishi prende la parola e nel chiedere a Suta Goswami di descrivere quello che Suta Goswami ha ascoltato direttamente da Sukadeva Goswami, entra in alcuni aspetti filosofici molto importanti. E infatti questi sono versi anche piuttosto famosi del Bhagavatam, che quello che è stato analizzato ieri a proposito del tempo, cioè che sorgendo e tramontando il sole accorcia la durata della vita di tutti gli esseri, ma non quella di chi è impegnato a glorificare Krishna. Ecco perché noi glorifichiamo Krishna, perché abbiamo trovato l'elisir di lunga vita.
ed è anche gratis, e tutto il resto che ti promettono che ti aumenterà la vita, la giovinezza, la bellezza, costa un sacco di soldi e alla fine non funziona. Invece il vero elisir di lunga vita è questo, in accordo con Srimad Bhagavatam, e quindi glorificare Krishna. E poi in questo verso invece si spiega che perché glorificare Krishna? Cioè, noi dobbiamo capire perché fare le cose. Se uno ha un forte perché, il come lo trova, no? Se c'è un forte perché, si fanno degli sforzi che altrimenti non faresti, no? Adesso c'è il festival e sappiamo che sono già arrivate tante persone, amici, devoti, ancora altri verranno, e stiamo facendo dei sacrifici che in tempi normali magari non faremmo. E quindi il perché ce lo dà qui in questo verso, alcuni perché, sul fatto che, di quanto sia importante glorificare Krishna, perché altrimenti diventa una vita inutile. Uno dice: no, ma io vivo a lungo. Ma a che serve vivere a lungo? Anche gli alberi vivono a lungo. Ma che vita è? Non è una vita che ha un significato così importante, a parte alcuni alberi che sono, ma sono eccezioni che confermano la regola, no? A parte alcuni alberi importanti che sono come il Siddha Bakul, per esempio, no? O l'albero dove si è illuminato il Buddha, cioè ci sono degli alberi che sono diventati molto importanti, ma sono eccezioni che confermano la regola. Ma che senso ha una vita lunghissima se non produce dei frutti dal punto di vista di realizzazione spirituale? Quindi inutile rincorrere la vita più lunga, no? Inutile percorrere la vita più lunga, perché non ha senso. Scusate, ho portato il telefono, non posso mettere il silenzioso, non funziona. Ho portato il telefono perché ho alcuni appunti, adesso messaggi, eccetera. Non ha senso vivere più a lungo se la nostra vita è come quella degli alberi, cioè che non porta a frutti reali in termini di realizzazione spirituale. E poi dice, ma, e qui nella spiegazione Srila Prabhupada dice che i sintomi della vita sono che uno respira, l'albero non respira, almeno noi respiriamo, ma dice anche il mantice del fabbro respira e fa rumore, no? Ma a che serve? E quindi paragona un uomo che respira a un mantice di un fabbro. In pratica diventa un oggetto, non è più un soggetto. Un uomo che non si dedica alla realizzazione spirituale non è realmente un soggetto, ma è un oggetto. E infatti è un oggetto nelle mani dell'illusione, nelle mani di Maya. E lui pensa di essere l'autore delle proprie azioni, ma in realtà queste azioni, Ankara Vimudatma Kartaham, il Muda pensa di essere l'autore delle proprie azioni, in realtà sono portate avanti dalla natura materiale. Quindi uno pensa di gioire, pensa di conquistare il mondo e alla fine dovrà semplicemente soffrire e non conquista un bel niente, perché si ritrova morto su un letto e poi deve rinascere. Quindi a che serve tutta questa respirazione di questa vita? È paragonata a quella di un mantice. Ma uno dice: no, ma io mangio, l'albero non mangia, il mantice non mangia, io mangio e gioisco dei piaceri sessuali. E la risposta è qui: vabbè, ma anche le bestie lo fanno. Quindi
Vabbè, un po' più di un oggetto, se una bestia. Una vita da bestia. Infatti, che vita da cane, che vita da bestia, da vitaccia proprio. Quindi, in pratica, Sonakarishi sta offendendo, sta dicendo la verità, indirettamente offende tutti quelli che fanno una vita da bestia. Allora, noi ascoltando queste informazioni impariamo ogni giorno cose nuove. Perché? Perché la mente condizionata è attaccatissima alla gratificazione dei sensi, attaccatissima all'azione interessata. Cioè, uno voleva diventare qualcuno nella vita, l'ha meditato fin da bambino che voleva diventare un pompiere, un ingegnere. Cosa farai da grande, Marchino? No? E lì cominci a sognare, no? Farò questo, farò quello. Allora poi iniziano gli studi, iniziano le relazioni, e farò una famiglia, figli, sarò felice, macchine, navicelle spaziali, cioè transatlantici come seconda casa, capito? Cioè, uno si attacca così tanto a tutte queste idee e non è facile distaccarsene, ci vogliono delle forti motivazioni. È come per raggiungere un diploma, per esempio. Perché uno deve raggiungere un diploma? Te lo fai il computer, te lo attacchi al muro, ci scrivi il nome, contatto, adesso con Photoshop si fa di tutto, no? Ma perché vuoi raggiungere quel diploma? Perché grazie a quel diploma poi troverai un lavoro e grazie a quel lavoro troverai avrai idee. Quindi il perché va oltre il diploma in sé, no? Ma per arrivare a quel diploma tu devi fare uno sforzo enorme. Quindi noi dobbiamo riflettere bene sul perché stiamo facendo quello che stiamo facendo, altrimenti riflettiamo con la mente condizionata e la mente condizionata ti dice: ma cosa stai facendo davanti a una statua? Porti i fiori a una statua, ma cosa stai facendo? Offri degli incensi a una statua. Ma cosa stai facendo tutto il giorno a cantare? Ma trovati un lavoro, fai qualcosa di serio, che stai perdendo il tuo tempo. E cosa penserà di te il papà, la mamma? Ma il papà e la mamma sono morti. Ah, vabbè, allora qualcun altro che ancora... Cosa penseranno di te? No? Per la nostra mente così. Quindi uno si ritrova con gli articoli in mano e alla mente che pensa il papà e la mamma. Si ritrova col japa in mano e alla mente che pensa quello che pensa la sorella, capito? O il vicino di casa. E quindi ciò che sta facendo non ha più valore. Perché quello che Krishna apprezza da noi è come se noi siamo davanti a qualcuno. Adesso qua sta diventando una bella famiglia, no? Questa è più una famiglia questa della nostra famiglia, infatti qui noi ci stiamo bene, di solito quando si vanno a trovare i familiari si sta un po' meno bene a diversi livelli, e siamo tra fratelli, tra sorelle, no? E qualcuno ci parla e noi siamo assenti. Succede alle volte, stai pensando ai tuoi problemi, quindi lui o lei ti parla e dice: oh, ma ascolti o no? Se tu ti riprendi, gli dici: ah, scusa, ero un attimo, stavo spaziando un attimo, dimmi, sono qui tutto orecchio, no? Allora chi hai di fronte ti parla, ma se chi hai di fronte ti parla e tu non ci sei, lui dopo un po' si stufa e dice: ma mi consideri o non mi consideri? Quindi se noi stiamo praticando il Bhakti Yoga e non siamo perfettamente coscienti di Krishna, perfettamente in sintonia con l'amore per Krishna,
Krishna ci sta parlando attraverso le divinità, attraverso il mantra, ma noi non ci siamo. E dopo un po' Krishna dice: senti, io ho altro da fare, continua così, ci vediamo poi quando diventerai cosciente. Allora, qual è lo strumento che ci permette di essere in sintonia e nella presenza costante di Krishna? È la mente che ci può portare o nella natura materiale o nella natura spirituale. Quindi se noi diventiamo i controllori della nostra mente, la pratica del servizio di devozione ha un valore. Se la mente diventa invece quella che ci controlla, la nostra pratica del servizio di devozione perde moltissimo valore. Quindi Krishna non si manifesta, cioè non è che non si manifesta perché non vuole, è che non si manifesta perché se non interessa a noi, figurati se interessa a lui che ha un sacco di altre cose da fare. In più Krishna è già cosciente di Krishna, perché la coscienza di Krishna è la sua coscienza. Quindi noi dobbiamo risvegliarci alla sua coscienza. Per fare questo abbiamo bisogno di motivazioni, perché come abbiamo detto prima, abbiamo coltivato per anni, per vite, ma in questa vita per anni, per decenni, motivazioni anche forti, che ci hanno portato a pensarla in un certo modo, ad agire in un certo modo. Quindi non è che perché adesso entriamo nel tempio e abbiamo il doti o il sari sia cambiato qualcosa. Siamo sempre noi. La nostra mente non è che si mette il sari o il doti. È sempre la stessa che ci accompagna ovunque. Quindi come fare a trasformare la mente? Per trasformare la mente bisogna adottare un metodo che ha il potere di farci diventare coscienti di Krishna. E questo è quello che stiamo facendo, il Bhakti Yoga è questo. E per fortuna in questo metodo ci sono anche tutta una serie di spiegazioni che ti fanno capire perché fare le cose. E all'inizio del commento c'è la Prabhupada dice: i materialisti sostengono sono in alcun caso essere soggetto a certo aspetto di essere, non i materialisti dei tempi moderni sostengono che la vita o almeno un certo aspetto di essa non può in alcun caso essere oggetto di discussioni teologiche e teosofiche. I materialisti che la pensano così siamo noi. Anche una parte di noi la pensa così, altrimenti il nostro servizio devozionale sarebbe di una potenza stratosferica. Se non avessimo una parte della nostra mente che la pensa così, saremmo impegnati non solo col corpo nel servizio, ma con tutto noi stessi, e allora riusciremmo a conquistare Krishna. E Krishna, quando si fa conquistare, poi dopo fa succedere i miracoli. Quindi, ascoltando queste informazioni, noi ci aiutiamo. Infatti, i saggi nei Nimisharani hanno compiuto questo sacrificio. Parte di questo sacrificio era anche ascoltare Sutta Goswami, lo Srimad Bhagavatam. Ci aiutiamo a fare dei progressi. È come se uno inizia un lavoro, entra in un'azienda, può tutta la vita pulire i bagni dell'azienda, che vabbè, servono anche quelli, oppure entra da quella porta, ma poi conosce il direttore e il direttore gli dice: guarda, se fai un piccolo corso possiamo prenderti per fare qualcosa in più. Quello, invece di fare solo il lavoro più semplice, fa questo piccolo corso e lo assumono, gli danno un aumento di stipendio. E poi può salire di livello e arrivare fino ai massimi livelli dell'azienda, perché l'azienda vuole espandersi e ha bisogno di persone qualificate.
Così noi possiamo entrare in coscienza di Krishna e rimanere sempre con la nostra mente che ci racconta, ci racconta, ci racconta. E Hare Krishna, Hare Krishna, ah sì, sì, spiegami bene come funziona la vita. Hare Krishna, Hare Krishna. No, ma è interessante quello che hai da dire. No? Possiamo fare tutta la vita devozionale così, passano 10 anni, 20 anni, 30 anni, oppure se ascoltiamo i consigli di Shonakarishi in questo caso, che sta descrivendo le qualità eccezionali di Shukadeva Goswami Maharaj Parikshit, prendiamo la mente e, come spiega la Bhagavad Gita, la mente può essere amica o nemica. Quando è che è amica? Quando noi riusciamo, Savai Mana Krishna Padara Vindaya, a impegnare la mente al servizio di Krishna. Quindi uno si sveglia e invece di pensare, oh, com'è dura, oh, come vorrei essere al mare, in spiaggia, con puntini, puntini, lasciamo tutto il resto per non inquinare la città, e invece eccomi qua a svegliarmi in una camerata tutta per andare davanti a una statua. Ah, no, la mente condizionata è così. Se la nostra mente fosse liberata, in via, quando arriva alla liberazione, appena suona la sveglia, a parte che era già in un sogno mistico, no? Suona la sveglia, Mangalartik, aspetta, mi sveglio un po' prima così mi canto qualche giro di japa prima, mi preparo ad accogliere la divinità. Oppure se si sta offrendo del servizio uno si sveglia, deve fare il piatto, le ghirlande, deve fare la sveglia, eccetera. Questa è la differenza tra la mente condizionata e la mente liberata. La mente liberata vuole solo servire Krishna, sente la necessità di servire Krishna e tutto quello che fa è una preparazione per servire Krishna nel migliore dei modi. Quindi noi abbiamo il polso della situazione, no? Quando ci svegliamo, cosa ci dice la mente? E seguendo queste direttive, il maestro spirituale ti dice, guarda, anche se hai la mente che non pensa a Krishna, usa il corpo al servizio di Krishna, perché gradualmente il corpo sottile, come il corpo fisico segue il corpo sottile, nello stesso modo anche il corpo sottile segue quello fisico se tu lo impegni, no? E piano piano prende la forma di tutto quello che stai facendo, e quindi i tuoi movimenti che prima erano per fare attività materiali con le mani, no? Fare attività per la gratificazione dei sensi, piano piano tu li impegni, i sensi, l'organizzazione, eccetera, al servizio di Krishna, allora la mente prende una forma spirituale. Ma ci vuole una convinzione, come dice qui, teologica e teosofica. Noi dobbiamo capire perché. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, in un commento al 11° canto, spiega che se noi comprendiamo scientificamente, dice, come Krishna si espande attraverso il Chaturvyuha e poi attraverso tutte le sue emanazioni e arriva ad espandere l'energia materiale, se noi capiamo questo scientificamente, riusciamo a comprendere che esiste un proprietario supremo e noi siamo i servitori. Quindi noi abbiamo una comprensione scientifica del perché stiamo facendo le cose e che noi siamo per natura servitori e servitori di Krishna, che è la nostra origine. Quindi la comprensione filosofica e teologica della nostra esistenza è fondamentale. Quindi il devoto non ha tempo da perdere in Prajalpa. Perché? Perché vuole impegnare tutto il suo tempo nello studiare lo Srimad Bhagavatam, perché lo Srimad Bhagavatam
prima la Bhagavad Gita, che ti spiega nell'essenza la nostra natura spirituale e spiega nell'essenza Krishna, no? E poi lo Srimad Bhagavatam, che espande questa conoscenza e ci dà una visione che entra più in profondità. E allora noi non siamo più persi, come diceva ieri Acharya Prabhu, nell'universo ci sentiamo persi, in realtà siamo insignificanti, no? Però anche una parte insignificante ha il suo valore. Cos'è questo cuscino in tutto questo palazzo? È un insignificante, però siediti per terra e dimmi come si sta. Cos'è questo orologio in tutto questo? Ma se non c'è l'orologio, io non la... Quindi anche le piccole cose hanno importanza. Allora noi, che siamo infinitesimali, nel rapporto con Krishna abbiamo una grande importanza. Krishna ci considera. Ma se noi siamo coscienti di Krishna, Krishna ci considera in un modo. Se non siamo coscienti di Krishna, Krishna ci considera in un altro modo e quindi ci fa gestire dalla natura, dalla sua natura separata, che è Maya. Se invece noi siamo coscienti di Krishna, Krishna ci fa gestire dalla sua natura, ci gestisce direttamente attraverso la natura spirituale. Quindi il nostro movimento per la coscienza di Krishna è questo: imparare ad uscire dalle grinfie dell'illusione della natura materiale ed entrare nelle grazie della natura spirituale. E non è facile, perché è come vincere la forza di gravità. Cioè in questo pianeta c'è la forza di gravità che porta verso il basso, giusto? Non è facile vincere la forza di gravità. Ci vogliono degli strumenti potenti. Ma se si segue un metodo, piano piano si va contro la forza di gravità, che è naturale in questo pianeta, ma ognuno di noi sente la necessità di vincere questa forza. Infatti uno si costruisce una casa. Cos'è una casa? È un oggetto che vince la forza di gravità e cresce, va in alto, pur essendo ancorata alla terra. Noi, l'anima sente la necessità di andare contro natura, perché cos'è la natura? Mangiare, dormire e morire. Questa è la natura. Cioè, qui la gente crepa la mattina e la sera. Abbiamo fatto i conti l'altra volta: 200.000 persone muoiono al giorno sul pianeta Terra. Se dividi per 24 e dividi per 60, e l'altra volta per 60, quanto fa? Morto. Ma di esseri umani, tu immaginiamo tutti gli animali, no? Una tragedia, quando siamo nel mondo della morte. Chi vuole morire tra di noi? Tutti adesso. Chi vuole morire? Alzi la mano. Nessuno. Allora, come la mettiamo? Che siamo nel mondo dove muoiono tutti e nessuno vuole morire. Dobbiamo andare contro natura. Per andare contro natura dobbiamo avere degli strumenti potenti e un metodo efficace. Allora riusciamo. Cioè, se devi costruire una casa con le mani, magari ci riesci, ma ci mette un sacco di tempo e chissà se resta in piedi. Ci vogliono degli strumenti, delle strutture importanti, un piano preciso. Devi prima fare le fondamenta, perché sennò la casa al primo terremoto crolla, no? Allora, se uno vuole costruire una casa, deve prima avere gli strumenti giusti e un metodo, un piano. E quindi Srila Prabhupada, che ha costruito una casa dove il mondo può vivere, ci ha insegnato, insegna a ognuno di noi a seguire un metodo che può farci uscire dalla natura materiale e farci entrare nelle grazie di Krishna.
e quindi vincere la morte. Se impariamo a seguire questo metodo, allora siamo liberi dall'ansia, liberi in ultima analisi dalla morte, anche mentre viviamo in un mondo dove muoiono tutti. Se non seguiamo questo metodo, siamo costretti a seguirne mille altri. Chi per laurearsi, chi per sposarsi, chi per trovarsi un lavoro, chi per trovarsi la fidanzata, chi per fare qualunque cosa. Devi seguire un metodo. Non puoi fermare una ragazza per strada e dirle sei mia, perché quella ti tira un ceffone e chiama il fidanzato che lui, e lui ti dice sei mio e ti rincorre. No, anche per intavolare una relazione ci vuole un metodo. Non puoi dire ho fame, devo mangiare, entrare in un supermercato, prendere le cose e uscire, perché ti arrestano. Ci vuole un metodo. E questo metodo richiede del denaro, quindi entri, compri, con metodo anche lì, no? E esci, paghi, quindi bisogna seguire un metodo. Allora, se noi seguiamo il metodo della coscienza di Krishna, ci liberiamo dall'illusione e siamo felici, in estasi. Cantando Hare Krishna. Io stamattina, per me è stato il più bel kirtan della mia vita, no? Non lo so voi, ma e anche quello di ieri è stato bello, quello dell'altro ieri è ancora più bello, però quello di stamattina è stato estatico, no? Perché si sente questa connessione. Perché? Perché tutti la pensiamo nello stesso modo. In quel momento lì non è che c'era qualcuno che si addormentava nel kirtan. C'era entusiasmo e stiamo glorificando Krishna. E Krishna, pensate, se noi siamo così entusiasti e sentiamo questa energia, che dire di Krishna, delle divinità? C'è una bella differenza per le divinità: svegliarsi al mattino, si aprono le tende e ci sono due devoti, uno che si addormenta e quell'altro che non vede l'ora di finire per andare a dormire, no? Anche le divinità dicono che pazienza. Però le divinità sorridono sempre, sono sempre in estasi, perché ci godono di una felicità illimitata e trascendentale, non dipendono. Però se si aprono le tende e si trovano 20 devoti entusiasti che cantano, no? Però anche lì, se cantiamo per glorificare Krishna, Krishna sente queste glorificazioni. Se cantiamo per glorificare noi stessi, e si sente la differenza quando il canto è puro, e perché il canto puro, Krishna sente che tu stai cantando per Krishna. No? E quel suono ha il potere di conquistare Krishna e di conquistare tutte le parti di Krishna che siamo noi. Invece il canto misto, e perché è misto? Perché la nostra mente è mista. E quindi un minuto pensiamo a Krishna e l'altro minuto pensiamo a Maya. Un minuto pensiamo al servizio di devozione e l'altro minuto pensiamo a tutto quello che stiamo perdendo a causa del servizio di devozione. Un minuto pensiamo alla fortuna di essere con i devoti e l'altro minuto pensiamo che quel devoto lì c'è un falso io che non mi riesce più. Ah, questo è il servizio misto. E questo servizio misto porta dei risultati, logicamente, proporzionalmente, altrettanto misti. Quindi, il verso di ieri spiegava di non perdere tempo, quindi usarlo per la glorificazione di Krishna. Il verso di oggi ci ha spiegato perché non fare come le bestie, non fare come gli oggetti e non vivere inutilmente. E un aspetto fondamentale è quello di usare bene il tempo. E poi concludo, se avete una domanda, un commento.
Rupa Goswami spiega come si fa a perdere tempo. Ce lo spiega Rupa Goswami, anche se a quel tempo non avevano gli orologi, ma Rupa Goswami ha fatto la scoperta di come si fa a guadagnare tempo, e ha scritto un verso. E poi ha scritto il verso successivo che spiega come perdere tempo. E qual è il verso che spiega come perdere tempo? Chi lo sa? Vediamo chi lo sa. Come si fa a perdere tempo? Bravo. Atyahara. Atyahara prayasascha prajalponi amagraha. L'olyam janasangascha shaptir bhaktir pranashati. Pranashati vuol dire che distrugge il servizio di devozione. Ci sono sei elementi che distruggono il servizio di devozione. Lo rallentano, no? Oppure lo possono anche distruggere. Atyahara, mangiare più del necessario e accumulare più del necessario. Ahara vuol dire mangiare, vuol dire anche accumulare. Quindi, se noi non vogliamo perdere tempo, dobbiamo mangiare solo prasada, quello di sicuro. Perché se non mangiamo solo prasada, l'altro cibo ci fa perdere poi tempo, perché ci fa entrare dei desideri strani nella mente. Ma anche se mangiamo troppo prasada, è vero o no? Uno fa una colazione, buono, buono, dammelo ancora, 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 e poi... quello stato psicofisico fa perdere tempo. Quindi atyahara, anche accumulare troppo fa perdere tempo, perché uno ha così tante cose nella stanza che non riesce a uscire dalla stanza. E anche quando è uscito dalla stanza, con la mente sempre nella stanza per tutte le cose che ha. Se invece noi semplifichiamo la nostra vita, abbiamo poche cose. Atyahara prayash. Prayash vuol dire sforzarsi troppo per cose difficili da ottenere. Nel mondo materiale c'è una gamma infinita di cose difficili da ottenere. Allora se uno si sforza per quello, perde un sacco di tempo. Prajalpa, atyahara, prayasa, cha prajalpa è il terzo, parlare di argomenti mondani, a chiacchiera, chiacchiericcio. Come va? Questo si può trasferire anche nell'ambito del tra virgolette servizio di devozione, a quel punto. Quindi noi siamo nel tempio e invece di studiare lo Srimad Bhagavatam troviamo il tempo per chiacchierare, no? Anche quello fa perdere tempo, pragyalpa. Potremmo invece impegnare quel tempo per essere perché abbiamo un sacco di cose da fare, no? Quando in questo tempio sarà tutto perfetto dalla A alla Z, allora potremo andare in ferie e potremo avere del tempo, tra virgolette, da perdere, che poi il devoto non lo perde mai, studia di più, fa Vrindavana, cantare, fa sempre altre cose. Ma fino a quando ci sono l'erba da tagliare, le piante da piantare, i muri da dipingere, come si fa ad avere il tempo da perdere, a chiacchierare? È un controsenso, vuol dire essere incosciente di Krishna, no? Quindi siamo nel tempio, ma con la mente siamo altrove. Prajalpo niyamagraha. Niyamagraha vuol dire essere troppo attaccati alle regole oppure non seguirle per niente. Quindi ricordarci che lo scopo è diventare coscienti di Krishna, non è seguire le regole. Le regole devono essere un aiuto per diventare cosciente di Krishna, ma non vanno vissute solo per il gusto di seguirle, no? Oppure non seguirle per niente, bravo, ma bisogna essere cosciente di Krishna. Tu puoi pensare a Krishna anche mentre dormi, no? Perché andare a Mongolartica? Io sono qui, sto sognando Krishna, il mio servizio pieno di sentimento, no? Quello lì è Niyamagraha,
due eccessi. L'oliam, essere avidi e quindi possessivi, jana sangha, e associarsi con i materialisti, associarsi con persone che l'influenza di queste persone riesce a farci dimenticare Krishna, riesce a confonderci, e già stavamo facendo degli sforzi sovrumani per andare contro la natura materiale, quindi noi stiamo nuotando controcorrente nel tempio, noi non ce ne accorgiamo perché Krishna ci ha costruito, cioè Srila Prabhupada ha costruito un sommergibile, e da questo sommergibile si espandono dei sommergibilini, se uno vuole, Krishna ti dà la possibilità, Prabhupada ha costruito un movimento in continua espansione, un enorme sottomarino che si espande con altri sottomarini, no? Quindi quando sei nel sottomarino non vai controcorrente, perché è il sottomarino che fa che ha la forza di andare controcorrente. No, appena metti la testa fuori, c'è una corrente incredibile, una forza contraria, molto potente. Quindi se noi impariamo a stare bene all'interno della coscienza di Krishna, allora non facciamo nessuna fatica. Appena mettiamo la testa fuori, cosa significa mettere la testa fuori? Che ci associamo con i materialisti. E quindi i materialisti cosa fanno? Mangiano, dormono, si accoppiano e si divertono. Ma cosa stai a fare lì? Ma ti vedi? E questa energia forte di un materialista convinto, perché lui ci dice così, perché lui è convinto di quello che sta facendo, siccome noi non siamo ancora molto perfettamente convinti, quella sua convinzione rischia di fare breccia nella nostra mancanza di totale convinzione. E una volta che ha fatto breccia, questa illusione può entrare e farci perdere tempo. E quindi non abbiamo più il desiderio ardente di servire, di cantare, di ascoltare, ma il desiderio si affievolisce, perde. Questo è un altro elemento che fa perdere tanto tempo. Allora, eleviamoci dalla piattaforma del canista di cari. Il canista di cari fondamentalmente chiede a Krishna: Krishna, dammi, dammi, dammi. È vero o no? Il canista di cari chiede a Krishna: dammi, dammi, dammi. Il devoto maturo chiede a Krishna: come faccio a servirti? Come posso servirti? Come posso impegnare il mio tempo, la mia energia per servirti? Questa è la differenza. Quindi se noi ci eleviamo gradualmente alla piattaforma del Madhya Madhikari, l'atmosfera che si crea nel tempio è potentissima, perché tutti stanno solo pensando: come faccio a offrire a Krishna un servizio migliore? E questo crea un campo di energia potente, e oggigiorno con i mezzi di informazione che ci sono e con il passaparola così veloce, tante persone cominciano a pensare: anch'io vorrei servire Krishna come fanno loro. E siccome per servire Krishna così si è più facile nell'associazione dei devoti, e uno sente la necessità e telefona. Sapete quante persone stanno telefonando, stanno mandando mail? Adesso qui abbiamo il problema che non c'è più posto. Ci sono tante persone che vorrebbero venire, io già a qualcuno ho detto: mi dispiace, non c'è posto. No? Adesso a qualcuno dovremmo dire: guarda, ci sono delle tende, se ti accontenti di una tenda. E cos'è? Perché c'è questo sta accadendo,
perché un gruppo di devoti hanno deciso, hanno preso la decisione di smettere di essere delle bestie da soma e vogliono diventare dei bhakta, essere dei bhakta e servire Krishna con amore e devozione. Se facciamo così, questi sottomarini trascendentali si espandono all'infinito, ne possono nascere a centinaia che hanno la potenza di cambiare il mondo. Io, visto che ho provato il telefono e ho disturbato questa cosa, concludo leggendo un commento che ho trovato molto interessante dell'undicesimo canto. Se lo trovo al volo, intanto, se non so se avete una domanda, un commento. Ci sono dei commenti. Saluta Roberto Rossi, Lalita Sundari, Clara e Gandhari. Sì, non è proprio dei commenti, è un dei saluti. Dei saluti. Allora leggo questo punto. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ha precisato che se nella mente contempla la gratificazione materiale dei sensi, anche se abbiamo segnato il corpo col sacro tilak, eseguito i mudra e cantato i mantra, la nostra adorazione di Sri Hari non è autentica. Perciò il termine suci indica che bisogna adorare il Signore con un atteggiamento mentale favorevole, considerando sacro il Signore e pensando a se stessi come a insignificanti servitori del Signore. Coloro che non hanno un atteggiamento favorevole verso Dio, la Persona Suprema, non amano adorare la divinità nel Tempio e scoraggiano le persone dal recarsi al Tempio del Signore, affermando che il Signore è onnipresente e non ha alcun bisogno della nostra visita. Quindi, questo è un punto qui nel verso, e poi nel commento si parlava dell'adorazione, dell'importanza dell'adorazione delle divinità. E mi sono chiesto tante volte, l'adorazione della divinità, cioè anche una fatica, adesso preparare tutte le ghirlande, preparare le piante che offrono i fiori, no? E cucinare, fare la sveglia, cambiare divinità, preparare, organizzare, tutto questo costa fatica, sacrificio, no? E perché Prabhupada nel movimento e tutti gli altri acciari precedenti hanno istituito l'importanza dell'adorazione delle divinità? Perché noi abbiamo necessità per mantenerci puri. Quindi l'adorazione della divinità serve a mantenerci puri, ci dà il ritmo mongolartic, sveglia, servizio, tutto questo ci mantiene, ci dà lo stimolo, la forza per mantenere la mente pura. E se noi cantiamo con intensità, la nostra mente si purifica, allora il nostro servizio ha effetto. Perché, ha detto Bhaktisiddhanta Sarasvati, il servizio con una mente attaccata alla gratificazione dei sensi non ha effetto. Se uno si mette il tilak, si fa ma la mente è nella gratificazione dei sensi, e questo non porta dei frutti significativi. Quindi il problema qual è? Che quando uno ha la mente attaccata alla gratificazione dei sensi è incollata, perché la mente dice no, ma io senza quella roba lì non posso esistere, lo capisci o non lo capisci? E quindi è una mente così, è molto convincente. Allora noi dobbiamo aggrapparci alle menti liberate di Sonakarishi, di Sutta Goswami, di tutti gli acharya che ti dicono: ma cosa perdi tempo a pensare a quella roba lì che ci pensano anche i maiali? Vieni, fratello caro, vieni, fai un'esperienza di liberazione e
e toccherai col dito il cielo, no? Allora noi seguiamo queste direttive, seguiamo questi consigli e tocchiamo veramente il cielo, come ha fatto Matteo, che è arrivato a toccare il cielo con un dito, cioè danzando, no? E quindi noi quando tocchiamo questo cielo della coscienza di Krishna, che entra nella nostra coscienza, nella nostra incoscienza di Krishna, quando una goccia di coscienza di Krishna entra nella nostra incoscienza di Krishna, sentiamo quel gusto e diciamo: ah, ah. Ma quando facevamo il kirtan stamattina, ma era impossibile pensare alla gratificazione dei sensi, era troppo estatica l'atmosfera che si è creata, no? È vero o no? Quindi se noi entriamo in questa dimensione e impariamo ad abituarci gradualmente a questa dimensione 24 ore al giorno, ecco l'altra cosa, questa è troppo importante. Posso trovare, mi date ancora un minuto, ma adesso mi è venuta in mente quella che volevo leggere, che mi ha colpito molto ieri sera, spero di trovarla, eccolo qua. Allora, così il Signore, Vishwanatha Chakravarti Thakur, ha messo in rilievo che generalmente ai demoni è concessa la liberazione impersonale nella radiosità del Brahman, mentre ai devoti è offerta la benedizione superiore dell'amore per Dio sui pianeti spirituali. Così il Signore manifesta la sua misericordia incondizionata verso tutte le categorie di esseri viventi e la sua fama si diffonde da un capo all'altro dell'universo. Poiché Krishna è trascendentale, la sua fama non è differente dalla sua incarnazione personale. Perciò, man mano che la fama del Signore si espande, l'intero universo viene gradualmente liberato. Queste sono alcune delle caratteristiche uniche di Dio, la Persona Suprema. Ebe Yasha Gushu Tribhuvana. Se noi contribuiamo ad espandere la fama di Krishna e degli Acharya, di Srila Prabhupada, Prabhudata Desh si chiama, no? La zona nella quale noi operiamo per compiere il nostro servizio di devozione, contribuiamo significativamente a espandere le glorie di Krishna in questo universo di tenebre, e Krishna ci ringrazierà eternamente, perché è quello che desidera di più. Quindi quello che stiamo facendo ha un'importanza incredibilmente più grande di quello che noi possiamo solo immaginare. Facciamolo bene, e allora Ebe Yasha Gushu Tribhuvana. Le glorie di Srila Prabhupada andranno, sta già succedendo. A proposito di glorie di Srila Prabhupada, cogliamo l'occasione, bravo Abhiram, per dire che domani è Jammastami, quindi inutile dire che fermano i preparativi, dovremmo veramente tutti essere molto impegnati solo per sistemare, aggiustare, pulire, deve essere tutto proprio al meglio della sua condizione. E domani faremo una bella festa di Jammastami e Abhiram Prabhu metterà le locandine con il programma di Jammastami, e poi ci sarà il programma di Srila Prabhupada del Vyasapuja, e abbiamo pensato di leggere delle offerte, quindi ognuno di voi può scrivere un'offerta a Srila Prabhupada, quello che sente, non più lunga di alcuni 3-4 minuti, per favore, perché altrimenti poi non si riesce. Però scriviamo qualcosa, un'offerta che poi leggeremo tutti insieme durante il programma del mattino. Va bene? Però deve essere possibilmente scritto, così c'è più modo di riflettere, di meditare su quello che vogliamo offrire a Srila Prabhupada. Questa è la grande fortuna di poter
connetterci con Srila Prabhupada che è presente attraverso il suo movimento e noi possiamo sviluppare con Srila Prabhupada una relazione personale diretta, anche se indiretta, perché noi serviamo Dasa, Dasa, Anudasa, no? Però nel giorno del Vyasa Puja possiamo fare questo regalo che può essere utile anche a tutta la comunità. Va bene? Hare Krishna. Grazie a tutti dell'attenzione, grazie anche agli amici che seguono via internet. Gaura Premanande.